e la stanza da pranzo dove dormivo io, diceva tu la stanza da letto, no, la stanza di pranzo, con un divano che si apriva, io per renderlo più accogliente avevo messo un poster di Charlie Chaplin, mia madre, sempre la teutonica Rottermeier, guardate, prima studiare vince la faccia. Da febbraio a maggio, in 4 scuole superiori di Scampia, la mattinata del sabato sarà dedicata al cinema d'autore. 12 scrittori e registi napoletani hanno selezionato i film che vedranno assieme agli studenti e ai loro docenti, per poi stimolare la riflessione collettiva e transgenerazionale sui temi, sui linguaggi e sulle poetiche. Quasi 5.000 allievi tra i 13 e i 20 anni saranno coinvolti nell'iniziativa promossa dal Comune di Napoli e realizzata in collaborazione con gli istituti Elsa Morante, Vittorio Veneto, Galileo Ferraris e Miano Napoli. Una rassegna che è pensata per un protagonismo dei ragazzi delle scuole superiori di Scampia, che rappresentano una vera e propria comunità educante ed educata, un modo per sedimentare un'attività diretta di cui sono protagonisti i giovani, che loro stessi siano poi impegnati a inventarne altre di attività. L'impegno è che questa positività del territorio, che è rappresentata dai giovani e dalle comunità educanti, dai insegnanti, dai dirigenti, dalle scuole stesse, diventi protagonista di un percorso anche di cultura. Scampia è un quartiere di Napoli e naturalmente la distanza geografica, che poi diventa distanza psicologica, è uno degli stereotipi che noi dobbiamo combattere. A scuola si fa cultura anche di altissimo livello, a scuola si fanno interloquire tra loro e contaminare tra loro i diversi linguaggi. Fra gli autori che accompagneranno i ragazzi nella lettura delle opere cinematografiche, Maurizio De Giovanni presenterà Forrest Gump, Antonella Cilento, La città incantata, Andrei Longo, La Ba, il film di Guido Lombardi sull'educazione criminale di un giovane immigrato. Domenico Starnone concluderà questo primo ciclo di proiezioni col film di Laurent Canté, La classe, un magnifico lavoro sulla complessità pedagogica della scuola contemporanea. Io ho accolto subito l'invito dell'assessore Di Nocera, innanzitutto perché la stimo molto, perché so che lei ha un passato di amante del cinema. Bisogna far riappassionare i giovani a qualcosa di concreto, che non sia il lavaggio del cervello mediatico, che non sia l'orrore del niente quotidiano, l'odio di Mathieu Kassovitz, che ritengo sia ottimo per i ragazzi, visto che comunque il Bronx di cui parla Kassovitz è un po' il Bronx di cui parlavo io 20 anni fa, quando ho cominciato a scrivere i miei libri, quindi sostanzialmente a dimostrazione del fatto che le periferie sono tutte uguali, perché sono periferie dell'anima.